Contrariamente al solito, oggi non c'è bisogno di presentare il relatore che terrà la nostra conferenza, in quanto Chris è persona ormai è studioso, estremamente noto. Io posso solo dire che il fatto che Chris abbia accettato per l'ennesima volta un nostro invito a parlare ai nostri studenti è per noi solo e esclusivamente un grande onore, e della sua presenza lo ringraziamo. Grazie. Dunque, comincio con le solite scuse, uno per l'italiano scontato. Un secondo, si sente? Un secondo per il fatto di lo squallore di questa carta qui, che sarebbe stato un po' meno squallida. Se questa parte della cosa non fosse indelibile a causa dell'incapacità di qualcuno dei vostri professori. E devo dire, la carta è comunque goffa, perché l'ho fabbricata così, ne fabbricherò un altro per la Spagna successivamente, ma comincio comunque con questa parte qua. E mi sposto così perché una parte possa essere almeno visibile in parte. Dunque, in questa relazione voglio non tornare proprio al classico dibattito italiano sull'origine dei villaggi, oppure dei villaggi incastellati, ma invece di inquadrarlo in un dibattito più europeo, per darvi un insieme più ampio di confronti. Dunque, parlerò della Francia alto medievale, cioè le attuali Francia e Germania, occidentale almeno, la Spagna settentrionale. Queste saranno le ampie regioni trattate qui. Io personalmente ho sempre sostenuto che non si può mai generalizzare non solo ad interi paesi, ma anche alle regioni principali dei paesi. Le singole ipotesi di cambiamento e di sviluppo insediativo non si può proprio generalizzare, perché ogni zona è potenzialmente diversa da ogni altro, ogni microzona potenzialmente diversa nella sua storia insediativa, soprattutto nei paesi come quei nord mediterranei, in cui l'agricoltura è tipicamente più individuale che collettiva e le decisioni sull'organizzazione dell'habitat sono prese da singoli o da gruppi per ragioni non strettamente o non sempre puramente economiche o ambientali. È diverso nelle zone di irrigazione collettiva, come molto della Spagna meridionale o nella Sicilia, che dunque non tratterò. È parzialmente diverso pure nell'Europa del Nord, quando arriva il sistema dei grandi campi collettivi aperti, che favorisce l'habitat accentrato e i villaggi sufficientemente organizzati da fare le decisioni collettive su quando fare la messa, eccetera. Ma questi grandi campi, le culturae nel latino medievale, raramente appaiono prima dell'undicesimo secolo. Io parlerò del periodo fra nono e undicesimo. E spesso appaiono anche dopo. L'agricoltura rimase assai individuale nella Francia, anche settentrionale, per il periodo che tratto qui. Ci sono poi altre quattro premesse generali importanti che formeranno più o meno la prima terza, il primo terzo di questa relazione, che bisogna mettere in evidenza prima di arrivare agli esempi empirici. Per prima. La prima premessa. Ho scelto questo periodo per evitare il dibattito sulla fine delle ville e per incentrarmi nel periodo dell'incastellamento, anche se, come vedrete, l'incastellamento è meno importante per la storia del villaggio, come pare almeno a me, che non in gran parte in parte d'Italia. La sola zona studiata bene in cui ha un certo peso è la Francia strettamente mediterranea, soprattutto la lingua d'oca. Seconda premessa, come molti di voi sapete, sono storico, non sono archeologo. Sono dunque propenso a seguire le indicazioni dei documenti insieme con quelli degli scavi.
E probabilmente più importante, le mie problematiche sono più storiche che archeologiche. Ma queste problematiche appaiono, almeno a me, ugualmente importanti e rilevanti, senz'altro pure a voi che siete archeologi, che suppongo sia la gran parte. D'altronde, nelle zone che presenterò qui, l'archeologia è più debole che in Toscana, e a volte molto più debole. E questo lascia il campo alla ricerca documentaria in una maniera che sarebbe decisamente meno plausibile nel senese. Presenterò brevemente 5 regioni più ristrette. La Renania tedesca, soprattutto questa parte del Medio Reno intorno a Magonza, la Borgogna francese che ho messo qui, infatti nella realtà è un po' più a sud, la zona soprattutto del Mâconnais, il territorio di Mâcon, in fondo a questa carta. Poi la zona fra Parigi e la frontiera belga, qui. Poi la lingua d'oca e finalmente la parte spagnola della valle del Duero, nella Spagna del nord. E traccerò, come ho detto, una carta di quella zona successivamente. Devo fare tutto questo in maniera breve, è inevitabile, ma traccerò le grandi linee di quello che si può dire della cristallizzazione dei villaggi in ciascuna di queste zone, prima di arrivare a degli elementi di una sintesi. Bene, la terza premessa è storiografica, e richiede un po' più tempo. Che cos'è un villaggio? C'è molta gente che pensa a sapere, ma sono di pareri diversi. In Francia, cioè quella attuale, la Francia attuale, Robert Fossier stabilì i termini del dibattito in maniera recisa nel 1982, quando lui annunciò che, cito, la nascita dei villaggi, questa nascita ebbe luogo in Europa occidentale dopo il primo decimo secolo. Cioè prima del decimo, niente villaggi. E ne offrì una definizione, è stato corretto a farlo. Cito ancora, l'essenziale delle funzioni di villaggio era uno status giuridico, un ruolo come centro di un territorio e soprattutto le cose essenziali per la sua sopravvivenza, la chiesa, il cimitero, il castello. Fine della citazione. Non aggiunse l'accentramento dell'habitat, ma era certamente implicito. E faceva parte delle caratterizzazioni abbastanza simili che avevo fatto in un libro più archeologico scritto con Jean Chapelot un paio di anni prima. Riconobbe che questa caratterizzazione era provocatoria, ma ha certamente durato. In parte era proprio perché Fossier capiva l'archeologia in una maniera poco normale per uno storico di quel periodo. E ne poteva manipolare i risultati. E poi in parte perché questa era una grande idea, la nascita del villaggio, facilmente citabile e inoltre facile ad assimilare al modello della cosiddetta rivoluzione feudale che si stava cristallizzando in quegli anni proprio in Francia. La storia, S maiuscolo, avrebbe potuto così cominciare nel tardo decimo secolo. Potremmo smettere a preoccuparci di che cosa avvenne prima. Ora, Fossier e i francesi non erano isolati nell'idea che il villaggio arrivò solo verso il decimo secolo. Il tedesco Karl Siegfried Bader, uno storico molto istituzionale ma attento alla geografia insediativa, pensò nel 57 che un echtes Dorf, un vero villaggio, doveva avere, ancora cito, le case messe strettamente insieme in un unico complesso, comprati acqua in comune. E il suo libro non considera il periodo antecedente il XII secolo. Poi degli storici inglesi, fortemente influenzati dall'archeologia, forse persino più che Fossier, come Chris Taylor e Chris Dyer, hanno pur essi visto il villaggio inglese caratterizzato secondo loro soprattutto da un forte accentramento insediativo, come nuovo verso l'anno 1000.
anche se il suo sviluppo lentissimo avrebbe cominciato a volte verso l'850, più o meno. Però non tutti sono dello stesso parere. Fred Schwind in Germania, uno storico soprattutto, vede gli insediamenti grandi, accentrati, attivi, della Renania Carolingia, senz'altro come dei villaggi. E gli archeologi tedeschi pure etichettano gli insediamenti più piccoli dei secoli precedenti come dörf, villaggi. E nella stessa Francia le critiche più forti a Fossier vengono dagli archeologi. Gli archeologi di oggi, soprattutto Elisabeth Sadorario nel 95, Edith Petroman nel 2003, cioè sulla base dell'attività recente davvero notevole dell'archeologia medievale in quel paese, loro fanno notare che di tutti gli elementi materiali del villaggio elencati da Fossier, tutti tranne il castello sono attestati archeologicamente nell'alto medioevo, nel nord della Francia. E il castello si potrebbe anche trovare nel sud, questo vedremo. Poi in Spagna, dove l'immaginario dell'anno 1000 ha meno potere, si potrebbe dire, luminoso, invece è l'anno 711, la conquista araba, che sembra la data cerniera. Uno storico notevole come José Ángel García de Cortázar può tranquillamente vedere l'ottavo secolo come quello del, cito, trionfo del villaggio. Ed è stato seguito da altri studiosi come Lluís Tò, Juan José Larrea, senza problemi. E poi gli archeologi adesso a volte ne preferirebbero persino il sesto. E come sapete, in Italia il concetto di villaggio è utilizzato senza problemi dal VI secolo in poi. In certe zone, cioè l'ottavo in altre. La trascendenza della sua nascita come elemento essenziale per la cultura medievale del XI o del XII secolo sembra in Italia meno evidente. Sì, in Spagna che in Italia il villaggio, fra virgolette, viene pure definito in maniera più generosa che in Francia. L'idea qui, direi piuttosto che uno spazio agrario diviso in territori incentrati su insediamenti e non su centri fondiari come nel mondo romano, e questo sarebbe la base della territorializzazione del villaggio. Questi insediamenti sarebbero state delle comunità di qualche tipo, se fossero grandi o piccoli, indipendenti o dipendenti, con un elemento grande o minimo di dispersione insediativa, e potrebbero così essere chiamati villaggi qualora strutturassero il paesaggio. Poi si può inoltre argomentare se siano grandi o piccoli, se siano accentrati o dispersi, e se e quando cambiarono struttura, ma non se il villaggio fosse creato in un periodo tardo, che gli italiani non credono e non lo credono nemmeno gli spagnoli. Metto queste differenze interpretative in evidenza, cioè le metto in evidenza in parte come una specie di avvertimento. Se si legge la storiografia di altri paesi, è essenziale tenere in mente che loro hanno spesso dei concetti ben differenti di cosa vogliono dire, anche quando utilizzano una parola apparentemente chiara come villaggio. Villaggio, village, village, aldea, dorf, hanno comunque campi di significato diversi. Non tanto diversi, certo, ma le differenti tradizioni storiche, geografiche, archeologiche, non hanno comunque la stessa opinione su quanto disperso un villaggio può essere, pur rimanendo definibile come villaggio, o anche quanto piccolo può essere, pur rimanendo villaggio. Il villaggio ha un ruolo importante dentro le varie metanarrative nazionali, e avremmo torto se lo dimenticassimo. Però voglio anche dire che chiunque ha il diritto di scegliere le proprie definizioni, qualora si espliciti cosa sono. Io personalmente sono pienamente d'accordo con Schwind, con la Zadoreria,
con García de Cotaza e naturalmente con Riccardo Frankovic, che il villaggio non deve essere per definizione altamente accentrato come vuole Cristaia, oppure deve avere una personalità giuridica come vuole Robert Fossier. Per me l'elemento centrale rimane la formazione del territorio incentrato sull'insediamento. Ma loro hanno il diritto alle proprie definizioni. E soprattutto loro, Dyer e Fossier, mettono il dito su certi cambiamenti che sì avevano luogo durante il periodo che voglio discutere. Il villaggio per me era certamente nato ben prima del 1000, anzi prima dell'800, il mio punto di partenza, ma era spesso, in molto dell'Europa, ancora debole e spesso amorfa. Verso il 1100 invece i villaggi erano spesso delle comunità molto più coerenti, anzi spesso dei protagonisti attivi. E vorrei concentrarmi qui su quel processo di cristallizzazione. La premessa finale è questa. La natura e la struttura interna del villaggio, dei vari villaggi, era molto variabile. Ma a me pare che tre elementi strutturanti interni siano particolarmente importanti. Prima, la struttura dell'habitat. Secondo, la struttura del territorio. Terza, l'azione collettiva. E vorrei caratterizzarli tutti e tre molto brevemente per fare più chiaro quello che voglio discutere dopo. Prima, l'habitat. Il punto qui è semplice e ovviamente importante per la sociabilità del villaggio, se l'insediamento è accentrato o sparso. Non accetterei che una comunità organizzata sia impossibile senza un nucleo insediativo, siccome ho studiato io dei villaggi sparsi ma assai agguerriti nella piana di Lucca verso il 1002. Comunque la natura di tale sociabilità è chiaramente diversa da quella di un insediamento grande e articolato. È la storia di quando e quanto l'insediamento divenne più accentrato in ciascuna regione. È ovviamente rilevante. Per quanto riguarda la struttura territoriale, la semplice esistenza dei confini di villaggio è evidente nella documentazione scritta per ogni parte dell'Europa occidentale dallo stesso inizio della documentazione scritta nel Medioevo. Le uniche eccezioni sono il Ravennate, parte del Lazio e il Napoletano, tutte in Italia ex bizantina, e l'Irlanda. Ma l'importanza di tali confini era molto variabile. I conflitti sui confini, per esempio, quasi non sono noti fuori dalla penisola iberica prima del 1000, ma verso il 1100 erano molto più comuni ovunque, e le ragioni per queste differenze e cambiamenti sono essenziali per capire lo sviluppo di un'identità collettiva in ciascun villaggio. Inoltre, la combinazione del villaggio è pure influenzata da due altri tipi di divisione spaziale, lo sviluppo delle parrocchie e quello dei territori signorili, ambedue dei quali ebbe luogo solo verso la fine del mio periodo. Quando i tre tipi di combinazione coincisero, il territorio dentro di loro potrebbe diventare molto più coerente. Per quanto riguarda l'attività collettiva, cioè esiste in molte forme, l'attività silvopastorale in comune, l'organizzazione dell'agricoltura in comune, la giustizia locale, la costruzione e il mantenimento di una chiesa locale, tutte queste potevano esistere per un determinato villaggio ben prima dello sviluppo di enti organizzati per il potere locale e per le decisioni locali dei villaggi, i comuni rurali d'Italia, i consolati della Francia del Sud, i concilia o concejos della Castiglia. Ma ciascuno contribuirebbe in modi diversi all'identità collettiva. Non penso che sia controverso che tutti questi elementi, l'abitato accentrato, i confini, l'attività collettiva locale, siano stati più importanti nelle campagne della maggior parte dell'Europa occidentale nel 1100 che nell'800. Per Fossier tutti sarebbero
necessari per la nascita dei villaggi, per me no, ma saremmo d'accordo che divennero più importanti ovunque. È in questo insieme comune di sviluppi distinti che si cristallizzò la sociabilità di villaggio, e vorrei enfatizzare quelle distinzioni in quello che dirò. Inoltre, pure le distinzioni dentro quell'insieme erano articolate in modi diversi, in regioni diverse. E dobbiamo pure analizzare quelle differenze regionali quando andiamo avanti. Ma qui arrivo ai miei 5 casi studio, che voglio guardare prima di arrivare a delle conclusioni. La Renania, per prima, quella zona qui soprattutto. Questo voglio discutere in meno dettaglio, in parte perché mi sembra un esempio tanto chiaro. Ci dà la documentazione storica migliore per i villaggi attivi, qui chiamati villae, nei testi latini, all'inizio del mio periodo. L'unico equivalente, però, in una zona in cui gli archeologi non hanno trovato un tubo, è la Bretagna, che è quella zona là. Le ville renane erano relativamente grandi. Gli archeologi tedeschi sono abituati a trovare l'habitat accentrato per questo periodo e prima, soprattutto nelle valli del Reno e del Danubio, qui sotto. Non sono villaggi enormi all'inizio, nel senso che fra 6 e 12 unità abitative sono comuni nel periodo merovingio, VI-VIII, Lauchheim nell'alto Danubio è ora il villaggio meglio studiato, ma esse presumono, gli archeologi presumono, e accetterei questa presunzione, che più famiglie nucleari, sia libere che servili, coesistevano in ciascuna unità abitativa, che tendeva a consistere di una casa grande, una casa lunga, forse pure altre case lunghe, e poi delle costruzioni semi-interrate, tutte nello stesso recinto. Più famiglie nucleari in ciascuna unità e arriviamo a 100-200 abitanti per un villaggio medio dei secoli VII-VIII. Ma verso l'anno 800 forse questo era un minimo, perché alcune delle ville carolingie nei documenti numerosissimi della zona di Magonza mostrano, dalla distribuzione dei nomi nei testi, una popolazione fino a 300 abitanti, magari anche 600 abitanti a volte, spesso di contadini che erano proprietari indipendenti insieme con proprietari medi, piccoli aristocratici e via dicendo. Di sicuro comunque questi villaggi erano insediamenti accentrati. Non solo l'archeologia li identifica così, ma anche i testi scritti distinguono in maniera sistematica una villa dalla sua marca agraria intorno, e le case nei documenti non sono quasi mai collocate nella marca. Questi villaggi già avevano una coerenza sociale che era espressa tramite l'attività pubblica, nel senso che gruppi di testimoni ai documenti sono aggruppati per villaggio e poi c'è un rituale ecclesiastico locale e a volte un tribunale pubblico locale. Ma questa attività rimase abbastanza informale e bisogna dedurla da, per esempio, le regolarità dei testimoni nei testi superstiti. Non dicono i testimoni del villaggio X, è solo che ci sono questi gruppi che si trovano sempre nei documenti per il villaggio X e si conclude che sono i testimoni per il villaggio. E dunque c'è una certa attività, ma il fatto che non lo dicono mai dimostra una certa informalità. La Renania è anche l'unica regione che discuterò qui, per cui l'evidenza sia documentaria che archeologica è molto più debole per la seconda metà del nostro periodo. Dunque non possiamo seguire gli sviluppi dell'evidenza che è così chiara all'inizio, ma almeno si può dire che i ruoli istituzionali definiti per i villaggi appaiono con chiarezza solo nel XII secolo. Un periodo in cui più villaggi erano soggetti ai signori fondiari, sia laici che ecclesiastici, più villaggi che non sembra sia il caso nel nono.
meno contadini erano ormai proprietari e i diritti politici dei signori laici sulla propria proprietà, la Grundherrschaft, come pure sulle immunità territoriali delle, delle chiese e sui beni comuni, erano ormai più grandi. In un quadro di habitat accentrato continuo, la comunità formalizzata di villaggio si sviluppò insieme con la dominazione signorile. Ecco, fine del primo esempio. Il secondo esempio è la Borgogna, soprattutto quell'area della Borgogna meridionale intorno a Mâcon, il Mâconnais, illuminata dalle migliaia di documenti del monastero di Cluny. Questo è il mio solo esempio di una zona veramente priva di archeologia medievale. Ma comunque nei lavori storici di André Deliage, Georges Duby e i successori di Duby possiamo trarre una chiara idea di come i villaggi erano. Qui sono di nuovo chiamate ville, e le ville dei documenti che cominciano nel tardo IX erano ancora una volta evidentemente degli insediamenti, e cioè dei villaggi, oppure, messo meglio, una villa qui era un habitat con il proprio territorio. La terra, quando è alienata, generalmente a Cluny, in questi documenti, era enormemente descritta come nel Pagus di Mâcon, cioè la contea, e poi nel Ager di A, nella Villa di B, e poi a volte in loco ubi dicitur C. Cioè tre livelli, quattro livelli di identità geografica. François Bange ha scritto un articolo importante su questo, sugli agri soprattutto. E lui ha dimostrato che gli agri a Cluny, intorno a Cluny, includevano parecchie ville, fino ad oltre una decina a volte. Coprivano 30 chilometri quadrati o anche di più. Questi agri non avevano un ruolo sociale ovvio, ma erano un punto di riferimento consistente, un po' come le pivieri della Toscana, anche se non ci sembra essere stato nemmeno un elemento ecclesiastico negli agri borgogni. Infatti questi agri continuavano proprio fino alla cristallizzazione dei confini parrocchiali in Borgogna, alla fine dell'undicesimo secolo, siccome le parrocchie del Mâconnais, anche se più piccole degli agri, pure esse contenevano più ville. L'unità di base rimaneva comunque la stessa villa, il villaggio. Nei testi è quasi universale. Forse c'è un riscontro per queste ville, più presto nel tempo e più a nord, per quanto un insediamento del VI secolo è stato trovato a Genlis, vicino a Digione, studiato, pubblicato almeno in parte, cioè 50 chilometri più a nord nella stessa valle. Qui una ventina di edifici erano trovati che indicherebbero forse quattro unità abitative, magari una sessantina di persone. Ciò, come si vede, è abbastanza più piccolo che nella zona di Magonza, 60 anziché 600. E possiamo sicuramente constatare lo stesso per le ville del Mâconnais. Erano a volte separate l'una dall'altra da solo un chilometro, e i loro territori, anche se potevano essere ricchi, perché molta di questa terra ora consiste di vigneti specializzati, a volte famosi, questo è il vino della Borgogna, voglio dire, ma comunque questi territori non avrebbero potuto dare a mangiare a grandi numeri di persone in questo periodo. Dunque villaggi molto piccoli in Borgogna. Poi non sono mai attestati come centri di nessuna attività collettiva. Molti proprietari, anche piccoli, avevano terreni in più villaggi e non ne erano coinvolti così da vicino, cioè non sono il proprietario in questo villaggio solamente, non sono coinvolto nella società solo di questo villaggio, ma di più villaggi, dunque il villaggio per me è meno importante. Solo con le parrocchie
e anche con i territori signorili dei castelli, emersero le vere comunità in Borgogna. Almeno questo è questo che dice Duby, e qui sarei pienamente d'accordo con lui. Queste comunità reagiscono alla signoria territoriale, oppure organizzano la chiesa locale. I castelli avevano relativamente poco impatto sulla struttura insediativa. Ce n'era all'incirca uno ogni 5 villaggi. Al massimo i castelli riusciti a lungo andare divennero dei villaggi come gli altri. Invece le parrocchie avevano più impatto, perché le ville che avevano una chiesa parrocchiale lentamente si espandevano, riducendo le ville senza chiesa al ruolo di centri minori o anche centri disabitati. Si potrebbe dunque concludere qui che una società attiva di villaggio dovrebbe aspettare fino al tardo undicesimo, anche dodicesimo. Ma è comunque vero che le ville dei secoli decimo, undicesimo avevano una certa identità. Le famiglie medie utilizzavano delle strategie diverse per le terre in un villaggio che a quelle in un altro. Per esempio, c'è una famiglia che gli storici chiamano gli Allei, che hanno probabilmente una base a Merzay, questi villaggi sono tutti intorno a Cluny, che lentamente alienano tutta la terra, non a Merzay, ma a un altro villaggio che si chiama Flagy a Cluny, ma mantengono la terra nello stesso Merzay per gli Allei stessi. Dunque rimangono proprietari in Merzay, che è più importante per loro che Flagy, e utilizzano le terre di Flagy come anello di contatto con le strutture signorili del monastero. Dunque, le ville non sono ancora dei centri per l'attività collettiva, ma almeno hanno un'identità misurabile, che sarebbe la base per più collettività nel futuro. Il terzo esempio è la zona intorno a Parigi, l'Île-de-France e la Picardia subito a nord, che ha una gamma più larga di evidenza. Per prima ha un'archeologia recente estremamente densa, anche se raramente di insediamenti interi e raramente in villaggi ancora occupati, e anche raramente pubblicata, bisogna dire, non sono tanto buoni per quanto riguarda la pubblicazione. Ma c'è almeno una sintesi recente e molto dettagliata di tutto questo lavoro di Edith Petermann, che propone un cambiamento brusco, relativamente brusco, almeno nei quadri di habitat rurale, nei decenni intorno all'anno 700, quando gli insediamenti divennero più grandi e più accentrati. Questo direi sia un'estensione di sviluppi verso una rete di piccoli centri già visibili nell'anno 550. Non si tratta di un cambiamento così brusco che abbiamo le ville romane fino all'ottavo secolo e poi i villaggi, cioè i piccoli villaggi cominciano già nel sesto. Ma fatto sta che le conclusioni della Petermann mostrano molto chiaramente che una rete di insediamenti coerenti esistevano ormai nell'ottavo secolo nella regione parigina. E questo quadro di habitat continuava senza grandi cambiamenti strutturali fino al XII. Evidentemente questi insediamenti possono essere chiamati villaggi, proprio come in Renania. Alcuni, a volte già nell'VIII secolo e sempre di più nel IX e nel X, avevano delle chiese identificabili, cioè una chiesa per ciascuna villa, e questo è già differente dalla Borgogna. E anche dall'anno 700 in poi tali villaggi sembrano di diventare lentamente più grandi e poi mostrano sempre di più dell'attività artigianale, soprattutto nella produzione dei tessuti e dei metalli. E questo va insieme con l'analisi generalmente molto positiva della complessità
economica del periodo carolingio, avanzata da storici come Pierre Tuber, Jean-Pierre Devreux, Olivier Prouhon, e mina poi l'intensità dell'argomento di Fossier e dell'importanza del periodo dopo il 950. Qui l'archeologia va insieme con i documenti. È famoso che il politico di Saint-Germain-des-Prés, un monastero subito fuori di Parigi, dentro il Parigi attuale, degli anni 20 del IX secolo, ci mostrano delle ville molto grandi, perché gli abitanti sono tutti numerati, 500 abitanti a Palaiseau, una cifra probabilmente simile a Jouy, che è vicino, e via dicendo. Non possiamo essere assolutamente certi che gli abitanti di queste specifiche ville tutti abitavano lo stesso posto, nel senso che la villa sia necessariamente accentrata, ma è molto probabile, data l'archeologia sintetizzata dalla Petremann. Dunque, dal IX secolo fino al XII, questa regione è una zona di habitat accentrato e di insediamenti abbastanza grandi, con una coerenza economica abbastanza avvistabile, soprattutto nell'archeologia. Proprio come in Renania, ma poi l'archeologia è un po' più netta. Anche se, e in questa maniera la Renania è diversa, nella zona parigina i contadini sono raramente dei proprietari. E qui interi villaggi potevano già avere lo stesso signore fondiario nel IX secolo, che li controllava in maniera abbastanza stretta, almeno i proprietari monastici lo facevano perché facevano questi politici e nominavano tutti i canoni e tutti i servizi. Questa è una zona chiave del sistema curtense, infatti questa è la zona chiave del sistema curtense nel nostro periodo. I documenti del nono non ci permettono di parlare tanto dell'attività collettiva degli abitanti di questi villaggi, ma comunque possiamo presumere che un villaggio soggetto a un singolo signore con dei canoni e dei servizi abbastanza uniformi, sentiva almeno una comunalità della dominazione. E molto più tardi, nel XII, questa zona parigina è il terreno per eccellenza delle franchigie di villaggio, i grandi documenti di diritti che esistono nelle loro centinaia, e mostrano delle comunità molto attive, intente a crearsi in maniera istituzionale e in qualche misura in maniera autonoma nei confronti dei propri signori. Ma ciò avviene nel contesto della nuova territorializzazione della signoria territoriale e della parrocchia e anche del dissodamento, qui spesso organizzato in maniera collettiva. Cioè gli elementi di base di una lunga storiografia francese del Medioevo centrale, di identità di villaggio che erano certamente cristallizzate prima del 1100. È meno chiaro che cosa è avvenuto fra il IX secolo e il tardo XI. Il decimo non è ben studiato in questa zona, ma il decimo almeno non ha così tanti documenti. Anche se cominciassimo verso i 1000, quando i documenti sono di nuovo più numerosi, nelle regioni della Francia settentrionale nel suo insieme è difficile proporre una formalizzazione dell'attività collettiva di villaggio prima del tardo XI. Ma almeno, grazie all'archeologia, questa attività più tarda si presenta in maniera più chiara come uno sviluppo basato su quadri ben stabiliti di habitat accentrato. E poi
di un'associazione collegata con le chiese che esistono abbastanza presto, e poi anche a una soggezione comune a un potere fondiario coerente, che creò in vari luoghi territori di villaggio e anche di signoria fondiaria, molti secoli prima della territorializzazione della signoria banale. Qui dunque c'erano delle basi informali su cui le comunità formalizzate di villaggio del XII secolo avrebbero potuto svilupparsi. E qui una piccola pausa perché devo cambiare la carta.